questo video, secondo me, era superfluo da fare. Ma mi rendo conto che al giorno d'oggi, nel 2021, si continua a parlare di ray tracing a destra, ray tracing a sinistra. Il ray tracing è una feature bellissima, una feature che tutti noi dovremmo avere sulle nostre console e sui nostri PC, ma adesso andiamo un pochettino a vedere dove il ray tracing effettivamente serve e dove il ray tracing non serve. Prima di andare al vivo del video, però, vi dico che lo sponsor di oggi è pcgaming.it, con un sito internet bellissimo da vedere, informazioni sempre fresche, nuovi trend, articoli estremamente interessanti. pcgaming.it è un sito internet che vi consiglio senza ombra di dubbio. Tutti i link sono in descrizione e vi consiglio davvero di utilizzarlo come vostro personalissimo portale di informazione, quindi andate a dare un'occhiata. Contestualizziamo un attimo quello che sto cercando di dirvi. Il ray tracing, o meglio il real time ray tracing, è una feature che è relativamente nuova. Dovrebbe avere 4 anni più o meno, ma è stata sviluppata comunque sicuramente prima dell'uscita delle RTX serie 2000. Ha cominciato a prendere piede appunto con queste RTX 2000. Nonostante queste schede video estremamente potenti, non lo possiamo dire perché c'era davvero poca differenza a livello di potenza bruta con le RTX 1000. Queste schede, queste RTX 2000 avevano una cosa che la serie 1000 non aveva, e cioè gli RT Core. Gli RT Core sono dei CUDA Core fondamentalmente, che sono adibiti soltanto al rendering delle rifrazioni e delle riflessioni della luce in tempo reale. Perché ci tengo a specificare questa cosa del tempo reale? Perché il ray tracing è una feature che esiste da davvero parecchio parecchio tempo. Era integrata in motori di videogiochi, è integrata in software di rendering professionali. Il problema vero qual è? È che per renderizzare e rendere effettivo un raggio di luce con le dovute rifrazioni e riflessioni, perché attenzione, rifrazioni e riflessioni sono due cose estremamente diverse, ci voleva una potenza bruta decisamente molto molto grande. Infatti, se in un film d'animazione, per farvi un esempio stupido, un film della Pixar, il ray tracing c'è, sì, non è real time ray tracing, quello è un video pre-renderizzato, quindi il raggio di luce, casomai, che entra dalla finestra e rimbalza sul bicchiere di vetro, non dovrà seguire un percorso casuale in tempo reale. Quello è, quello viene pre-renderizzato e quello rimarrà. Il ray tracing in tempo reale, invece, nei videogiochi è qualcosa che qualche anno fa sì esisteva, ci volevano svariati minuti per renderizzarlo, ma che adesso, per fortuna, grazie alle nuove tecnologie portate da Nvidia e da AMD, è possibile fare in tempo reale. Adesso voi state vedendo praticamente delle immagini, sono dei video che io ho registrato ad alta risoluzione per andare a vedere la differenza visiva che c'è tra ray tracing on e ray tracing off. Il punto di questo video, ragazzi, non è tanto andare a scardinare una tecnologia che io ritengo estremamente avanzata, io ritengo fantastica, credetemi, davvero davvero un salto in avanti tecnologico spaventoso, secondo me, perché basti pensare che qualche anno fa questa cosa non era possibile, perché le schede video non erano abbastanza potenti, non avevano magari una parte hardware adibita a fare questo. La cosa sulla quale voglio soffermarmi è la differenza appunto tra ray tracing on e ray tracing off, cioè quali sono le differenze. Voi riuscite a vedere una differenza? Lasciamo stare le performance, noi sappiamo benissimo che attivando il ray tracing sia sulle schede video AMD sia sulle schede video Nvidia, il frame rate si dimezza. Nvidia è riuscita a sopperire a questo problema utilizzando il DLSS, che è un algoritmo di intelligenza artificiale che renderizza tutto a risoluzione più bassa, ma che non vi fa perdere troppa qualità. Quindi, diciamo, va a controbilanciare le due cose. Però la cosa che a me fa riflettere è che in un gioco che ha già un graficone assurdo, prendiamo ad esempio Shadow of the Tomb Raider oppure Crisis Remastered, sono dei giochi, sì, che sono vecchi sicuramente, ma che tuttora sono abbastanza pesanti da far girare anche sull'RTX 3000, perché anche senza ray tracing hanno una grafica spaventosa. Shadow of the Tomb Raider, sebbene fosse uno dei primi giochi che avrebbe avuto il ray tracing non nativo perché il gioco è uscito, l'hanno aggiunto dopo, beh, diciamo che non porta troppe differenze
tra Ray Tracing On e Ray Tracing Off. Crisis Remastered, voi vedete questo video, io l'ho registrato appunto dove c'erano delle riflessioni e delle rifrazioni di luce sull'acqua, io personalmente non vedo alcuna differenza. Abbiamo poi Control. Control è il gioco che vi serve da benchmark per le nuove RTX, perché lì c'è un uso massiccio del ray tracing e che effettivamente dà un'aria diversa al gioco, ragazzi, vi rende tutto molto molto più morbido. Ma in fin dei conti, se giocate con ray tracing attivo e ray tracing disattivato, la differenza è poca, ma non perché il ray tracing non sia bello da vedere, rende tutto più fotorealistico, ma già un graficone assurdo come quello di Control, credo che fosse abbastanza per rendere il gioco abbastanza immersivo, passatemi il termine. Abbiamo poi un gioco che è stato tu, anche io l'ho criticato, Cyberpunk, ma se lo merita giustamente di essere criticato, ma è un gioco in cui il ray tracing effettivamente fa la sua porca figura in questo caso. Mi sento di dire quindi che il ray tracing non ha senso in un paio di situazioni. Uno, quando i giochi già hanno una grafica buona. Prendiamo l'esempio di Crysis, Shadow of the Tomb Raider, Doom, ma vogliamo parlare del... ma anche Battlefield 5, vogliamo parlare del ray tracing in uno sparatutto dove tu devi correre, non ti puoi mettere a vedere i riflessi nelle pozzanghere, fondamentalmente, lì non ha proprio senso. Il ray tracing ha senso in giochi in cui la grafica sia, voglio dire, fantascientifica, fantasiosa, fantasy proprio. Prendiamo l'esempio di Fortnite. Fortnite con il ray tracing è più carino da vedere. Cyberpunk non è un gioco che ha una grafica normale, non sono scenari che voi vedreste tutti i giorni, e con ray tracing effettivamente c'è del valore aggiunto. Voglio parlare di Minecraft, cioè raga, Minecraft con il ray tracing è bellissimo da vedere. Quake 2, perché Quake ha praticamente l'implementazione RTX, funzionano dannatamente bene lì queste feature. Quindi nulla, questo video voleva semplicemente dire che secondo me il ray tracing è una feature molto avanzata, è una feature di cui non abbiamo assolutamente bisogno al momento, ma non perché, attenzione, sia ingiocabile con il ray tracing, ma perché secondo me gli sviluppatori dei videogiochi, e soprattutto i direttori della fotografia, i direttori della regia, non hanno ancora capito bene come implementarlo. Quindi è inutile praticamente correre dietro alle schede video, alle RTX 3000, perché raga, le RTX 3000 sono le schede video in grado di farvi giocare bene con il ray tracing attivo. È inutile correre dietro queste schede perché uno deve avere il ray tracing. Il ray tracing al momento è una tecnologia ancora molto immatura, secondo me, e ancora acerba. Sono certo magari che con la prossima generazione di schede video potremmo avere qualcosina di decisamente migliore, sia a livello prestazionale, sia a livello artistico. Fatemi sapere la vostra, ragazzi, sono estremamente curioso di sapere il vostro punto di vista. Vi ricordo comunque di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto di G, e ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul Punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli!